Giusva Marchetto, allenatore del settore giovanile di Filimpianti Rivarolo Volley, che cosa ti aspetti dal 2012? Dal 2012 mi aspetto sempre qualcosa in più rispetto all'anno passato, anche se quest'anno è stato molto producente, e ci è piaciuto, cioè è stato molto pieno e ricco di eventi e soprattutto di ragazze e partecipazione. Un settore giovanile, il vostro, sempre in crescita sia come numero che come qualità? Sì, come numero sicuramente, la qualità aspettano gli allenatori a evidenziarla, però è bellissimo vedere tutte queste ragazze, queste compagini, quest'anno ce ne sono veramente tante e quindi sono proprio contento, sì. D'altra parte il vostro futuro dipende, se non al 100%, almeno al 90% dal settore giovanile. È quello per il quale stiamo lavorando, era la nostra, quando siamo partiti il nostro obiettivo era questo, aumentare i numeri nel settore giovanile e portare sicuramente tecnica a loro, di modo che possano poi esprimere negli anni a venire qualcosa di importante. Quindi un 2012 che si preannuncia ricco di soddisfazioni. Me lo auguro, ci ritroviamo magari a fine anno per confermarti questo. Piero Tapparo, dirigente del Filimpianti Rivarolo Volley, che cosa ti aspetti dal 2012? Allora, ci aspettiamo un 2012, intanto ciao a tutti, ci aspettiamo un 2012 che sia altrettanto fortunato, altrettanto simpatico come è stato il 2011. La società sta andando bene, le gente, i ragazzini si stanno avvicinando e quindi direi che siamo fiduciosi, ecco, dai. Una società, la vostra, in crescita sia in numero che in qualità? Sicuramente, i numeri quest'anno sono cresciuti, nonostante abbiamo ancora qualche problema logistico con le palestre, e anche come qualità gli allenatori stanno veramente iniziando a lavorare bene e i risultati cominciano a vedersi. A proposito di palestre, pensi che nel 2012 si risolverà il problema palestre? Ma sì, ho visto recentemente il palazzetto, stanno finendo la ristrutturazione e poi dopo che faranno i collaudi contiamo di entrare. Probabilmente in primavera entreremo, è veramente bello, devo dire che molto 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 bello. Che sarà un po' la vostra casa? Beh sì, ritorniamo a casa dopo un po' di mesi, dopo quest'anno, anche se ci troviamo bene a Cornier, ci mancherebbe, però ritornare a casa ci farà molto piacere.